Ciao a tutti da MrWiz99, ho deciso di fare questo video per aiutarvi ad aggiornare il vostro smartphone Android tramite il computer. Innanzitutto bisogna avere un cavetto USB, che viene comunque venduto nella confezione, questo per chi non lo sapesse cos'è una USB, e andare su applicazioni, impostazioni, wireless e rete, USB e mettere la USB in modalità Samsung Keyes, questo sul telefono. Successivamente bisogna usare internet sul computer, andare su Google o su qualsiasi altro sito e scrivere Samsung Keys. Selezionare la prima, ok, questa qua, e in base al vostro computer scaricarlo. Io ad esempio ho Windows, quindi scaricherò per Windows. Una volta scaricato, e comparirà, vabbè, download, questo qua. Una volta scaricato, bisogna collegare, e installato ovviamente l'applicazione, bisogna collegare lo smartphone al computer tramite USB e aprire Samsung Keys. Una volta aperto vedete che cerca il dispositivo. Bene, una volta che è partito, qua ci sono tantissime cose, la rubrica, vi fa vedere la vostra rubrica sul telefono, foto, le vostre foto appunto sul telefono, poi c'è la rubrica che si possono comunque salvare dei contatti proprio sul computer tramite questo programma, musica, vabbè, ovviamente lo sapete meglio di me, e podcast. Podcast serve, è tipo una mega libreria, però di file audio e anche video. Si possono scaricare canzoni oppure video, eccetera. Molto carino. Anche perché è velocissimo a scaricare. Vedete, questa è la mia podcast. Bene. Una volta che avete dato un'occhiata, per aggiornarlo basta andare a collegarlo e vi apparirà da solo l'immagine con scritto aggiornamento. Ad esempio a me non appare perché comunque è l'ultima versione. Però se non proprio non vi appare, basta andare su strumenti, qua in alto, aggiornamento e inizializzazione firewall, e automaticamente partirà. Vabbè, come vi ripeto, io non ho aggiornamento, quindi non mi parte. Bene, è stato un piacere. Ciao a tutti da MrWiz99.